Ok, allora oggi è successa una cosa interessantissima. La nostra Desiree ci ha fatto una domanda importantissima. Perciò oggi farò un breve video giusto per risolvere il problema che hanno tanti genitori. Ci ha chiesto come fanno a nascere i bambini. Fortunatamente in questa famiglia ci sono io, so rispondere a qualsiasi cosa. Perciò oggi vi faccio vedere come si spiega a una bambina come nascono i bambini, ok? Allora, dimmi Ciccio, che è successo? Fa vedere? Te lo devo aprire? Sì. Questo è un tuo regalo? Sì. Prima apriamo il regalo di Ciccio. Allora, intanto qua ci abbiamo un giornaletto super. Poi, che ci abbiamo qua? Ah, intanto c'è Desiree che apre il suo regalo, l'album di Me contro te. Il mistero della scuola incantata. Eccolo. Qua ci abbiamo la... Che cos'è? La pistolina? Qua. Certo. Allora, aspetta un attimo. Papà mo fa tutto perché devo prendere questo, se no... Ok, aspetta. Vediamo come si apre questa pistolina. E papà con una mano sola non è che ci riesce. Eccolo. Invece papà ci riesce perché io sono un super papà. Ecco la pistola. Ecco i proiettili. Mi sa tanto di pericolosa sta cosa. Non so che cosa sono quelli. Oh, questi qua, Ciccio, questi qua non si mettono in bocca, eh. Ok? Ok, allora, il proiettile si mette qua dentro. Poi... Oh, è partito! Adesso è il mio turno. Ok, va bene, per tornare a noi. Oggi spieghiamo come nascono i bambini, ok? Allora, risimuliamo un attimo la domanda per far sembrare la cosa un pochino più naturale. Ok, Desi, mi rifai la domanda così mettiamo un attimo di discussione. Allora, i bambini nascono quando un papà e una mamma... Che miseria! Aspetta, aiutiamo Ciccio che con la pistola non riesce. Devi fare avanti, indietro, avanti, indietro. Metti manina qua. Aspetta, Metti manina qua. Prendi qua con l'altra manina. Bravo, continua. Avanti, indietro. Avanti, indietro, vai. Indietro, ora. È dura? Dopo papà ti fa vedere bene come funziona, ok? Va bene, adesso guarda un attimo il giornalino. Quando un papà e una mamma stanno molto vicini fra di loro, stanno vicini vicini, come queste due bottiglie, vedi? Come queste due bottiglie. Quella è la mamma e quella è il papà. Succede che ad un certo punto, a stare così vicini, nasce un semino. No, allora succede che alla mamma gli entra dentro il pancino un semino. Questo semino è come una gocciolina di sangue che praticamente col passare del tempo, questa gocciolina di sangue, devono passare 9 mesi, questa gocciolina di sangue diventa sempre più grande finché non diventa un bambino. Prima diventa un fagiolino e poi diventa un bambino. Come questo fagiolino? Così, sì, brava, come questo fagiolino, fallo vedere bene. Brava, come questo fagiolino, perfetto, questo è un esempio proprio preciso. E alla mamma intanto gli cresce la pancia, diventa un pancione grande, e papà perde i capelli, ok? Si sta pulendo il naso. Sì, continua a pulire il naso. Hai capito come nascono i bambini? C'hai qualche dubbio? Ok? Sì, spiegamelo un attimo, fammi capire se hai capito come nasce un bambino. Come nascono i bambini? Dalla pancia della mamma. E come fa a crescere un bambino nella pancia della mamma? Allora, la mamma e il papà stanno molto vicini, poi a un certo punto... Quanto vicini? Fammi vedere, fammi capire. Così. Ah, stanno così vicini? Sì. Ok. E poi alla mamma gli cresce una goccetta di sangue. E dopo un po' cresce sempre di più. Papà, dove cresce sempre di più questa goccettina? Dentro la pancia. Dentro la panciotto, sì. Cresce sempre di più e diventa un bambino. E diventa un bambino, brava. Poi, quando è nato il bambino, al papà gli cascano i capelli. Brava. E la mamma? Poi dopo un po' di tempo, poi la mamma gli si sgonfia la mano. Sì. E fino a qua la scienza ha capito tutto, perché il corpo umano funziona in questa maniera. Però gli scienziati
gli esperti, i matematici, i fisici stanno ancora a capire, a cercando di capire perché la pancia si sgonfia, ma poi in pratica si gonfia il sedere. Perché dopo, quando una mamma fa un bambino, la pancia si sgonfia e il sedere diventa grande. È stato complicata questa cosa, eh? Non credo, perché Ciccio mi ha dato una pizza intanto. Va bene, allora è tutto chiaro. Sei pronta per spiegarlo anche ai tuoi amichetti? Perfetto, com'è stato papà? Bravo. Grazie. Ciccio, tu tutto a posto? Aspetta, vabbè, questo breve video finisce così. Così, ne metto uno, guarda, ne metto due, ne metto tre, tac. Non va più. È andato, sì! Vai. Sì. Sì. Andati, bravo.